Bella ragazzi, benvenuti in un altro episodio di Faction in Wild Adventure o forse lo spezzone finale di un video precedente. Qui ragazzi vi faccio vedere che lo spawn è stato modificato e molto 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 più bello rispetto alla sezione precedente. E diciamo che così ci sta, mi piace un casino. E soprattutto l'area di spawn nuova, infatti se faccio slash spawn è davvero davvero bello. E sono stati modificati, vedo, anche gli shop, vabbè mi porta là dentro. E sono stati modificati le bancarelle, sono molto più facili da gestire. E come vedete qua c'è il cibo, il negozio, è semplicemente solo stato spostato in maniera più ordinata e più organizzata. Ed è stato tolto il torrione di acqua e lava centrale, che era abbastanza una cosa comune, e io così lo apprezzo molto di più come dinamiche, appunto, e come mappa stessa è molto più bello. Ma ora veniamo alle news più particolari, ragazzi. Le news sono più particolari e che c'è stata un'enorme discussione mia sul forum di Wild Adventure, e un'enorme discussione nella sezione proposte per il Factions. Ho notato che su questo server Factions la possibilità di fare raid è decisamente riduttiva per gli youtuber in generale, non per una questione di difficoltà e non per una questione di esperienza nel giocare a Minecraft. E per questo motivo ragazzi, essendo lo shop troppo riduttivo e non permette appunto di comprare i materiali per i raid o cose simili, non permette di gestirsi una farm in modo tale che uno youtuber, dopo che ci abbia lavorato un po' alla propria serie, possa gestire la serie in modo da fare raid. Bene ragazzi, allora purtroppo sono portato a lasciare il server di Wild Adventure per quanto riguarda la modalità di Factions. Continuerò a giocare gli Skywars, molto bello anche questo, ma pur tuttavia ci sono un sacco di cose che secondo me non vanno attualmente, e finché non verranno modificate mi sento che giocare in questo server sarebbe probabilmente una perdita di tempo per il mio canale, non intanto per il server, per magari giocando senza registrare potrebbe essere una bella esperienza, ma io a qualsiasi youtuber stesse guardando questo video sconsiglio vivamente di giocare su Wild Adventure. E vi dico invece anche questo motivo: il mondo scavo, le cui dimensioni sono state aumentate a 20.000x20.000 e viene resettato regolarmente, sarà un posto in cui le persone possono nascondere le proprie basi, a differenza del mondo principale, che è questo, che è 5.000x5.000, se mi ricordo bene l'ultima volta. E siccome è stato aumentato a 20.000x20.000, rende alle persone la possibilità di nascondersi molto più facilmente. Quindi i raid vengono ulteriormente diminuiti a causa di questo motivo, e soprattutto il server rimane sempre più ben impostato, ma non adatto ad un pubblico o ad un'utenza come appunto il mio canale, ossia un canale che vuole registrare raid per gli iscritti e vuole portare epicità. E non che lo scavare non sia epicità, perché lo scavare a un punto di vista di hardcore o cose simili potrebbe comunque essere una bella challenge, ma diciamo che i miei fan adorano di più le esplosioni, quindi ed è questo il motivo principale che mi porta a dire che questa è la fine della serie in Wild Adventure. Non è la fine della playlist Faction, ci spostiamo al prossimo server e continueremo comunque a giocare negli Skywars. Quindi al prossimo video lasciate un bel like e spero che il video vi sia piaciuto. D'altronde è stata una review bella intensa di tutta la modalità Factions. E niente, al prossimo video, bella!